Ciao a tutti i radioascoltatori, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele e per i prossimi 5 minuti vi tratterrò più o meno, minuto più, minuto meno, sull'hobby dell'homebrewing e della birra fatta in casa. Oggi di che cosa parliamo? Oggi vi volevo parlare dell'articolo più chiacchierato che ho letto ieri sul web. In questo momento sto guidando, sto andando al lavoro, è mattina, ovvero la codifica, perlomeno l'idea di introdurre dentro il BJCP, e sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, quindi inchiniamoci quando parliamo del BJCP, di nuovi quattro stili che più o meno adesso andremo ad accennare. Io ne conosco soltanto uno, l'ho assaggiato soltanto uno, gli altri non ne avevo, sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, però sono spiegate abbastanza bene. Allora, andiamo in ordine così come me li ricordo. Allora, stiamo parlando di una Burton Ale, una British Strong Ale, che è praticamente una birra storica, quindi si ripristina anche uno stile che si era andato perso. Il BJCP è abbastanza preciso su queste cose, ci piace per questo aspetto, che è una birra che si è smessa di produrre, se non ho letto male, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una birra fortemente maltata, dal tenore alcolico abbastanza alto, ma con un amaro molto pronunciato, che sicuramente merita, perché le birre inglesi meritano sempre. Poi abbiamo uno stile nuovo, completamente proveniente dal Brasile. Stiamo parlando delle Catarina Sour, ovvero, per come l'ho letto io, sono delle Berliner Weiss che utilizzano della frutta locale, che non è un vero e proprio stile nuovo, quanto piuttosto è una codificazione, cioè è un po' come se fosse stato un riconoscimento delle nostre, come è successo più o meno per le nostre IGA, il riconoscimento di uno stile ufficiale proveniente direttamente da un paese. Anche perché le Berliner Weiss hanno preso particolarmente piede negli ultimi anni. Come un brewer, se non fai una Berliner Weiss oggi come oggi, sei uno stronzo. Poi passiamo oltre, c'è quello che forse è lo stile che mi incuriosisce di più, che sono le New Zealand Pilsner, ovvero delle basse fermentazioni molto molto luppolate, utilizzando dei luppoli provenienti dal nuovo continente, quindi dall'Australia, quindi stiamo parlando di luppolature fortemente tropicali. Poi sul tropicale spenderemo sempre 3-4 parole dicendo che ci hanno abbastanza un po' rotto il cazzo, vabbè, ma questa è un'opinione mia personale, sia chiaro, non voglio convincere nessuno. E poi il quarto stile, prevedibilissimo, diciamo così, ovviamente stiamo parlando delle Juicy, le New England IPA, le birre fortemente torbide, fortemente caratterizzate comunque da questa opalicità opalescente, quasi viscosa, con un gusto setoso in bocca, fortemente luppolate, ma vanno bevute fresche. Io personalmente l'unica Juicy che ho bevuto non era male, ma non era neanche tutto straganché, non era neanche particolarmente in forma, e per in forma intendo che quando passa il secondo mese, ecco che una Juicy tende fortemente all'ossidazione e al gusto di cartone bagnato. Ok, quindi riassumendo, questi sono i quattro nuovi stili. Li ho detti un po' così alla carlona, però concedetemi, sto in macchina, sto guidando e non è proprio... è un articolo che ho letto ieri sera prima di andare a dormire e volevo condividerlo con voi. Voi che cosa ne pensate di questi quattro nuovi stili? Fatemelo sapere, mandatemi una mail a carbrewing@gmail.com, oppure ci sentiamo su tutti quanti i vari social, visto che comunque state cominciando a condividere con i vostri amici, e se non lo fate, peste vi colga, il nostro podcast, che ci trovate su SoundCloud quasi tutti i giorni, ovviamente traffico permettendo. Io sono Daniele, mettete un mi piace, un retweet, un like, insomma fate girare la voce, perché questo è Car Brewing, che credo che vi intratterrà per un altro po'. Poi ci sarà una pausa estiva dove sicuramente faremo un po' le somme dell'andamento di questo nuovo format, e poi se ne riparla, se tutto va bene, se ne riparla a settembre. Per il momento vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato e ciao!